Franco Bertoli. Oggi anima lo sport della sua Modena, con quella passione che l'ha sempre contraddistinto sul campo. La gentilezza oggi, da azzurro over 50, è lo specchio della potenza di ieri. Colpo pesante dato con quella mano di pietra, che è divenuta il suo segno distintivo ed anche firma delle 220 presenze in nazionale. Due Olimpiadi, due Mondiali, quattro Europei e ancora Coppa del Mondo e Universiadi. Insomma, 20 anni di attività, dove lealtà e tenacia, eleganza tecnica e furore agonistico sono stati così strettamente uniti che la maglia, la sua maglia, il suo irripetibile numero 4, è stata ritirata. È una favola bella, quella di questo campione che decide di passare mano. Una mano di pietra, che diviene oggi mano sicura, che insegna e che guida lo sport del domani. Fortissimo Franco, re del volley. Fallo prendere, dai. Posso? Vai, la categoria dai, carriera nel fair play, Franco Bertoli, eccolo qui. Buonasera. Un grandissimo campione, Franco. Della pallavolo, del mondo della pallavolo e ora anche di altri mondi. Buonasera Franco. Ciao Simona. Hai rivisto le immagini? Da dietro. Oh, soltaci le tue, hai visto? Sì, emozionante sempre, anche se per me sono passati tanti anni da quelle emozioni. Scudetti, coppe, poi abbiamo un bronzo. Sì, la prima medaglia olimpica 1984, quando io ho vissuto quella pallavolo che lottava contro i paesi dell'est, contro la Russia, la Polonia e poi dopo insieme a certi giovinastri, a Lucchetta, a cui ho passato la fascia da capitano in nazionale, insomma siamo passati a quella grande generazione di fenomeni, però per me è stata veramente una carriera fantastica. Il ricordo più bello, Franco? Beh, uno solo è difficile, perché diciamo che in nazionale quella medaglia, quel podio a Los Angeles è stato qualcosa di magnifico. Allora, ma ancora di più oggi, quando nella memoria lo sento e guardo quella medaglia che tengo in casa ed è veramente... Ogni tanto la riguardi. Essere, come dire, stati parte della storia, esagero, dell'umanità, perché fare parte di un'Olimpiade, di giochi olimpici dove c'è tutto il mondo, ai miei tempi c'era meno comunicazione, c'era multimediale, ma molta comunicazione interpersonale, è stato veramente qualcosa di fantastico che oggi cerco di portare avanti oggi in un altro modo. Dello sport. Sì, questi valori, oggi sono ambasciatore dello sport a Modena, mi sono impegnato in 10 anni di politiche sportive perché credo veramente che il gioco sia parte della nostra vita per tutta la vita, da quando siamo bambini e oggi ci sono grandi problemi di sedentarietà dei nostri bambini e quindi anche il Ministero della Salute si preoccupa di far giocare tutti i bambini d'Italia, ma anche quelli come me di una certa età più si muovono, più e meglio è meglio e di più vivono, quindi il gioco come parte di tutti noi, parte della nostra nazione, strumento veramente per stare meglio. Mangiare poco? Il giusto. Bene, da queste parti si mangia molto bene, è il giusto. Sani stili di vita, mangiare giusto e muoversi molto, abbastanza. Senti, una domanda, dalla clip, la tua storia poi lo racconta, hanno ritirato la maglia numero 4 che era quella che indossavi tu. Per te è certamente un grande onore, ma io ti chiedo, è giusto ritirare la maglia di un atleta? Non lo so, non spetta a me. A me, personalmente oggi più di allora mi fa piacere, la maglia l'ho appesa in casa, quando faccio l'autografo ancora oggi che ho 54 anni, ci metto il numero 4 di fianco, con la mia maglia sono andato in Africa per progetti di cooperazione internazionale, sempre pensando al grande valore che può avere il gioco, lo sport dappertutto. Io credo di sì, Bruna Monti nel basket, altri giocatori, Cantagalli a Modena, quindi, insomma, ci sta. Ci può stare, poi oggi si gioca fino alla maglia 99, una volta ce n'era solo poche, oggi ce n'è tantissime. Ma tu lo sapevi che era mano di pietra lui? No, io mano di pietra conoscevo Roberto Duran, tanto per restare in termini, però manos de pedra, però insomma quello è... Quello picchiava piuttosto di me, Nino lo sa. Il panamense, vai.
Marc De Simone e Angiolino Mancini per consegnare. Buonasera, presidente Confagricoltura Arezzo, per consegnare targa e diploma a Franco Bertoli. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.